C'è molta apprensione per il futuro della produzione del panno del Casentino, che è conosciuto in tutto il mondo, a rischio molti posti di lavoro. Lucia De Robertis e Vincenzo Ceccarelli in sede regionale hanno presentato una interrogazione. De Robertis, anche in virtù del fatto che la situazione è molto più complicata di quello che non si immagini. Situazione complessa e un po' anomala, perché lo stato di salute è ottimo, il panno del Casentino ha ripreso ad essere presente nelle collezioni, siamo conosciuti nel mondo per quella produzione. Dispiace perché non è legata al fatto che va o non va, non è la produzione o il fatturato, è il fatto che quell'immobile dove insiste la produzione del panno è andato all'asta, è entrato in una procedura fallimentare, quindi non è più di proprietà degli attuali proprietari dell'anificio, e quindi speriamo che possano continuare a lavorare in quello stabile, perché quello stabile è vicino all'Archiano. Quella produzione ha bisogno di essere lì, ecco, non so come dirlo, perché il territorio per la tipicità alimenta le pecore da cui vengono prese la materia prima, l'acqua dell'Archiano aiuta la lavorazione, non può spostarsi, e il fatto che un'azienda con tanti dipendenti, 18 dirette, un'ottantina compreso l'indotto, debba chiudere la propria produzione perché non ha più casa, insomma, in un momento in cui ci sono tanti capannoni nuovi, vuoti, questo dispiace un po'. Hai sottolineato giustamente 18 persone assunte, ma anche l'indotto è molto consistente. Sì, 18 sono direttamente dipendenti delle aziende, e poi c'è un indotto importante, insomma, le persone vanno anche a comprare in Casentino, quando sono in Casentino vanno a comprare i prodotti, insomma, se chiudiamo gli occhi vediamo grandissimi personaggi con il cappotto arancio del Casentino, quindi dispiace davvero che in un momento in cui un'azienda ha ripreso, lavora bene, è conosciuta nel mondo, debba chiudere perché non ha più casa, non ha più quella casa che è direttamente correlata alla produzione. Io faccio un appello a chi può dare una mano in questo senso, capire se ci sono le condizioni per tenerli lì, lasciarli lì e provare chi ha comprato quell'immobile, chi si è aggiudicato quell'immobile nella procedura fallimentare possa dimostrare di amare il Casentino.